Partiamo. Venite, vi porto le canne nuove. Le canne nuove si distinguono su una serie di canne da carpa basate sul nome Prime Carp. E vengono sviluppate la serie Lago, che è come iniziale alla serie L, e come misura sono 10 piedi e 10 piedi e 6, e hanno comunque come cimini la fibra di vetro a base 3,5. Poi sempre con lo stesso nome Prime Rush, ma con Lake R, che vuol dire lago e river, abbiamo invece due canne che sono 10 piedi 8 e 11 piedi 8. La differenza fondamentale tra queste due serie, perché due canne si assomigliano molto, 10 piedi 6 e 10 piedi 8, è la precisione di lancio. Nella prima la Lake è un massimo di 50 metri, mentre invece nella Lake e River danno un massimo anche di 75-80 metri. Cambia molto l'azione di fusto dietro e comunque sono ad azione molto parabolica per non avere il rischio di slamare le carpe nella fase di combattimento nel sottoriva prima di essere guadinate. Poi passiamo sull'agonismo, quindi non da lago ma l'agonismo diciamo da fiume, dove la seconda linea è le Slider Rush. Queste canne qua sono 5 azioni, di cui 2 di 3,60 m, 60 grammi, 80 grammi, e 3 invece di 4 metri, 60 grammi, 90 grammi e 120 grammi. Nelle prime 4, le 2 di 3,60 e le 2 di 3,90, i cimini sono tutti intercambiabili tra di loro, mentre invece nella 120 grammi 4 metri hanno una mandrinatura e cimini diversi, sono leggermente più grossi. Il manico è stato fatto, questo qua, in eva, ed è sempre un antiscivolo, lo stesso discorso questo, ma l'abbiamo fatto col sughero. Abbiamo voluto differenziare proprio anche alle viste immediate di chi le utilizza. Per arrivare al cosiddetto top livello di competizione da fiume, dove la linea è sempre Prime, questa è il massimo 40 grammi. Questa è una canna che negli ultimi anni si sta usando sempre di più, viene utilizzata molto per la ricerca, ha i cimini a base 2,2, quindi molto sottili, e ha i cimini a 30 tonni. Il massimo che possiamo presentare come cimini, sempre con il manico antiscivolo. Ha un fusto molto potente, molto rigido, per avere la possibilità di lanciare un pasturatore da 40 grammi anche a 60 metri. Però ti consente di poter usare un amo del 20 e un filo dell'8, perché l'azione davanti, da metà canna in poi, è un'azione molto parabolica. Per arrivare al top di gamma, che sono le Prime Rush, proprio queste, nascono così. Qui la differenza, abbiamo fatto le basi coniche, a stecca di biliardo. Abbiamo voluto dare il massimo della potenza, quindi una base molto rigida, massima precisione, ma nello stesso tempo vi rimane una canna comunque con un'azione parabolica di punta e molto molto leggera. Quando uno le prenderà in mano capirà che non sente assolutamente niente, quindi anche canne da 80 grammi non c'è nessun problema a livello di peso. Abbiamo iniziato con una 3 metri, con una potenza di 30 grammi, perché nell'ultimo anno cerchiamo sempre pesci più grossi nel sottoriva, e quindi abbiamo voluto fare una canna potente anche da attaccare pesci di 4-5 kg, non c'è problema. Poi dopo invece sono sviluppate le tre grammature 45, 60 e 80, sono una misura di 12 piedi e 6, quindi tutte uguali, i cimini sono sempre tutti intercambiabili, però cambia la potenza. Nei test che abbiamo fatto, con la 60 grammi, un pasturatore da 60 grammi si raggiungono i 90 metri facilmente, mentre invece la 80 grammi con un pasturatore da 80 grammi si passa tranquillamente i 110 metri. Quando noi parliamo di grammature, Colmi ci intende, quando scriviamo 80 grammi, 90 grammi, 120 grammi, è sempre considerato il pasturatore come uno viene comprato. La grammatura della pastura noi l'abbiamo già considerata nella canna, quindi non è che 80 ma metto la pastura allora devo usare 60, no, è stato considerato un pasturatore da 80 grammi large, poi lo riempite, non c'è problema, che sia pastura o pellet o bigatti. Le canne sono già strutturate per fare queste cose. E questo diciamo è la linea delle canne che abbiamo fatto. Nella più bella abbiamo messo il portamulinello Fuji, perché non abbiamo, vogliamo nessun tipologia di problemi. E tutti i passanti delle canne sono tutti datati, possono essere utilizzati alle trecce senza problema, nel senso che gli anelli sono comunque, non temono la treccia, che sia dell'8 o del 10 non c'è nessun problema. Dopo le canne invece l'azienda
voluto investire in tutto quello che è l'accessoristica, chiaramente. Quindi abbiamo iniziato con i due piatti nuovi, passo di qua, dove abbiamo intanto studiato una misura completamente diversa da tutte le altre presenti ed è stato costruito sulle misure della linea che abbiamo fatto delle varie scatole. Ci sono 7 possibilità di composizioni, chiaramente. Possono essere utilizzati 3 di questi, questi girati, possono essere utilizzati rotondi, possono essere utilizzati le classica pinta porta esca. Poi nelle foto che abbiamo messo su Facebook, l'azienda ha messo su Facebook, fanno vedere tutte queste composizioni. L'altra cosa, abbiamo scritto sia i centimetri che gli inch, sia qua, ma anche la parte una volta chiuso, perché quando si lega gli ami anche durante una competizione che la prepari bene, la utilizzi come un tavolino. Abbiamo aggiunto le chiusure laterali, in modo che una volta finita la gara lo chiudi, si stringe tutto e l'ingombro diventa veramente poco. Oppure trovi una gara che sospendono la gara per condizioni climatiche brutte, lo chiudi, non ti devi preoccupare perché quando torni le esche sono a posto. Questo tessuto è tutto impermeabile, ci puoi vuotare sopra l'acqua e non fa assolutamente niente. Poi abbiamo valutato di farlo più piccolino da mettere, noi lo mettiamo dietro, uno lo può mettere anche laterale, chiaramente. Anche qua sempre con le stesse scritte, ma fatto per poter contenere o le scatole classiche, e poi questa è la 350, scusate, ci vuole questa, o anche chiuse per contenere i pasturatori. Come oggi che piove, i pasturatori non li bagni, puoi metterci dentro gli ami, le scatole degli ami, i rotolini degli ami, e questa cosa qui ti crea stesso sistema di chiusura in caso di pioggia forte e l'acqua non entra. Poi tutti gli accessori sono già predisposti per il 36 con la riduzione del 30, del 25 e anche del 20x20, in modo che possono essere adattati a qualunque tipologia sul panchetto che c'è attualmente. Okay. Questo abbiamo fatto la confezione in questo modo qua, in modo che anche per il negozio sia una bella visione e il pescatore veda immediatamente quello che viene contenuto. Esiste il rotondo è molto comodo per la bagnatura dei pellet dei laghetti, per i bigatti incollati. Ognuno di noi mescola comunque anche le terre per creare un alone. E poi abbiamo fatto 2 tipi porta cimini di 2 misure diverse, a secondo uno se è un amante di utilizzare i cimini più lunghi o più corti, possono, all'interno c'è una divisoria in modo che uno può mettere comunque il diametro diverso. Poi abbiamo creato comunque sempre, non è solo specifico per il feeder, ma ci abbiamo una borsa anche doppia, e questo per la bagnatura dei pellet. Questo viene riempito dei pellet e può essere immerso dentro il contenitore qualunque. La norma rimane 2 minuti immerso, poi si toglie il pellet, ti dà la possibilità di scolarlo. Poi deve essere appoggiato su uno straccio, perché sennò quelli sotto prenderebbero più acqua e sarebbero molto più bagnati di quelli sopra. Invece in questo modo lo straccio assorbe l'acqua e rimangono bagnati uniformemente. E poi se hai dei bigatti con troppa segatura, ne metti un po', fai così e la segatura praticamente va via. Queste sono, diciamo, le cose che abbiamo sviluppato in questo momento. Poi abbiamo il fodero da feeder, che comunque questo è il modello classico, e arriverà anche il modello con più cerniere laterali per i cimini. Questo per il momento, diciamo che sono le cose che sono state sviluppate ora. Grazie a tutti, alla prossima, ciao!